trovato il lavoro da affilatura del Montello, si chiama così, vero? Del sì. padrone, chi era il proprietario? Era Dai Pra, Bruno Dai Pra. Dai Pra? Sì, che era di Agordo lui. Non Dai Pra. Dai Pra era quello della tessitura che era a Treviso. E invece la nostra era filatura, da noi si faceva la lana, dall'altra parte facevano i tessuti. Lì sua sorella ha trovato lei lavoro per primo. Sì, mia sorella è entrata, ma sono entrata anch'io. Come ha fatto a trovare il posto sua sorella? Oh, perché là le fabbriche, quella c'era Monti, c'era la filatura del Montello, l'altra in fianco, e Monti, quelle erano i posti di lavoro. Anche Marsoni, per dire. Sì, ma Marsoni c'erano più uomini, perché era una cartiera, era posto da uomini, la filatura e la tessitura posto più da donne. A Visnadello ce n'era un'altra vicina, vicina ad Aipra. Vicino a Montello c'era la San Lorenzo, Erano due allora filature. tutte e due attaccate. Ah, proprio attaccate, tutte e due di Aipra? No, no, gli altri non so chi fossero i proprietari. Dopo, in un secondo tempo, è subentrato dei Pra. Ha acquistato Aipra. Ma prima erano due ditte. Dopo un anno che sua sorella lavorava lì, è stata chiamata anche lei. Come ingresso, com'è stato il primo giorno? Dove l'hanno messa? Dove? Completamente spaesati, perché è tutto grande, tutto rumoroso, un lavoro faticoso anche. Però c'era tanta gente giovane, c'era tanta compagnia, ci si trovava anche bene. E poi noi eravamo abbastanza attaccate al lavoro, perché con mia madre non potevi sgarare. Se la gente stava a casa o arrivava in ritardo al lavoro, la busta paga veniva controllata, mia madre ci controllava tutto, eravamo sotto la tutela sua. E quindi lei aveva 15 anni praticamente quando ha cominciato. Sì, sono andata dentro la filatura. E che mansione, che compito aveva? Allora, all'inizio facevi il lavoro di manovalanza, a preparare, chiamano i tubetti, le casse di tubetti, che erano quelli che praticamente poi si formava la spola. Allora le ragazzine preparavano queste casse di tubetti, poi dovevi pulire, dovevi tenere pulite le macchine, c'era un grosso lavoro da fare, tutto caldo da morire. C'erano i 40 gradi come minimo, un'umidità dall'80-90%. Ma dice sul serio o cosa? No, no, una verità. Ma d'estate questo, ovviamente d'inverno era freddo. Ma d'inverno è caldo perché i macchinari fa caldo. D'inverno c'era il caldo naturale, però sopra di noi c'erano tutti i tubi che buttavano fuori aria, umidità, perché la lana, se non è umida, alta, non puoi lavorarla. Quindi era sempre un ambiente molto umido. Eh certo, 80-90% di umidità, domestiale. Specie d'estate, insomma, era molto. Era sempre caldo, estate e inverno, non avevi maglioni a collo alto di sicuro. E anche tanto rumore, immagino, queste macchine, no? Un frastuono che noi ci si capiva più che altro a Motti, non, perché la voce non la sentivi, o urlavi. O non si sente? Sì, comunque là mi sono fatta i miei anni. 20 anni? Da 20 anni. 15 a 35 anni praticamente. Sono licenziata dopo che eravamo insieme mia e Franco. Mi sono licenziata il giorno prima del terremoto del Friuli. Come mai si è licenziata? Perché ormai si era stancata, diciamo. Perché non ne potevo più, ormai già ero isterica, perché un ambiente, mia sorella ha un carattere molto forte e lei combattiva. Io a un certo momento cedevo, non avevo più forza, non tremavo continuamente. Addirittura. Sì, mi ricordo un giorno ero dentro la cabina telefonica perché
in reparto avevano fermato le macchine, sciopero così, perché volevano le pensiline per le macchine. E ogni tanto c'era qualcuno che diceva scioperiamo, allora fermano le macchine, io entro in cabina per chiamare la direzione, per dire guardate che qua hanno fermato tutto, e c'erano 5-6 uomini che mi sbattevano la cabina. E qui siamo già verso la fine, quando lei aveva fatto carriera, diciamo, là dentro. Sì, quando ero capo reparto praticamente. E quindi non è che le volessero molto bene come capo reparto? Ma no, perché te eri odiata, perché te facevi parte di chi ci comandava. Ma prendeva effettivamente qualcosa in più il fatto di essere capo reparto? Io prendevo, mi ricordo che c'era il mio datore di lavoro, il signor Dei Pra, che a un certo momento mi fa, ma lo sai che te prendi tanto quanto un ingegnere? Ah. E mi dice, sì capo, vuol dire che mi merito. Sì, no, eravamo pagate bene, avevamo un premio di produzione, sì, no, non stavamo certo male. Cioè, per dire, una paga media, se si ricorda adesso... Ma insomma, sui 300 euro, sui 300.000 lire al mese, negli anni, Ma prima di arrivare a fare la capa, si è fatta tutta la gavetta, diciamo, no? Allora, continuiamo con la gavetta. All'inizio queste scatole di tubi, come li chiamava? Li chiamavano i tubetti, per poter metterli sulle macchine per fare le spole. E questi tubetti quanto grandi erano? Come... Un 25-30 centimetri l'uno, erano il fondo, sono stati 5 centimetri, per poi andare su a punta. Ma voi cosa dovevate fare a questi tubetti? Dovevamo... Siccome quando le spole venivano sciolte, i tubetti rimanevano senza la lana e andavano dentro dei cassoni. Allora dovevamo prepararli dentro a delle casse, mi ricordo erano in lamiera, casse, dovevamo metterli tutti quanti nella stessa posizione, in modo che quando la ragazza della macchina prendeva sta cassa, aveva i tubetti tutti quanti in regola e poteva metterli senza doverli girare e rigirare. Erano pronti all'uso, diciamo? Pronti all'uso, sì. E questo è stato il primo lavoro. Quanto tempo l'ha fatto questo tipo di lavoro, quei tubetti? L'ho fatto per un anno e mezzo, due. Si annoiava anche, sempre il stesso lavoro ormai? No, ma c'erano diverse cose da fare, poi incominciavi a lavorare sulle macchine. Poi, come apprendista sono dei mesi, dopo un anno e mezzo, due, prima di arrivare a essere capo reparto, insomma. Nel giro di un anno e mezzo, due, è arrivata a capo reparto? Sì, mia sorella prima di me. È stata una carriera rapida? Ma guarda che lavoraimo 8 giorni, 8 ore al giorno, 8 al mattino e 8 alla sera, 8 dentro e 8 fuori praticamente. Come sarebbe a dire, non ho capito. Facevamo praticamente 16 ore al giorno. Dai. Sì. E tutti i giorni? Anche 16 ore al giorno. Si lavorava di domenica. E mi ricordo quando si è sposato mio zio, Giovanni. Il corridore, Giovanni Pinarello. Sì, si è sposato di domenica. Noi dovevamo andare al matrimonio. Abbiamo chiesto il permesso per poter andare, ce l'hanno concesso solo perché era lo zio da parte di padre, se fosse stato da parte di madre non ti davano il permesso. Ma non ho capito sto orario, come... Entravamo, si lavorava tutta la notte fino alle 6 del mattino, a casa e due ritornavi e facevi altre 8 ore. Fino alle 10? Fino alle 10, poi andavi a casa, dormivi la notte e la mattina... Alle 6? Pazzesco! Un lavoro terribile. Ma scusa una roba, ma non era eccessivo una roba del genere? Era altro che eccessivo. No, dopo che tenivo avanti i sindacati. Nessuno diceva niente? O così o pomì. Non c'erano alternative? No. Quanti dipendenti erano a quell'epoca lì? Ce n'erano 2-3 mila. Nel 55, nel 56, era 57 in quegli anni lì? 57, 58,
59, 60. 2000 addirittura di 61. E mi ricordo che stavo male perché ero incinta. Mi sono sposata a maggio. E a settembre ero incinta, stavo male. Allora dai Pra veniva e mi diceva: ma lo sai che sei diventata proprio una mezza donna? Perché bel complimento. Dovevo andare a casa perché stavo male, con l'aborto. Da dopo mi ha chiesto scusa, però te già diceva così, e chi ti credesse tanto, insomma. Era dura lavorare una volta, adesso hanno tutte le agevolazioni. Ma quella del turno consecutivo, così 8 ore di lavoro, 8 ore di riposo, perché c'era tanto lavoro, c'era poco da fare. Ma non era tutto l'anno così allora? No, c'era periodi. Quando c'era tanto lavoro? Ma di sabato, di domenica non c'era giorno. Mi ricordo che una volta era l'estate, faceva caldo, si lavorava di domenica mattina dalle 6 alle 2. Allora noi avevamo chiesto, io non ero ancora capo reparto, al capo reparto che c'era, certo Dante Marchesin, se poteva chiedere ad Aipra se si poteva incominciare alle 5 del mattino per staccare all'una, e volevamo andare al cinema, e al cinema potevi andare solo di pomeriggio, non di sera una volta, e lui ha detto sì, e appena vedo dai Pragli lo chiedo, e invece cosa succede? Che la domenica mattina noi ci accorgiamo che certi finestroni erano stati aperti. Allora abbiamo detto: qua dai Pra non c'è, che se i finestroni erano aperti vuol dire che dai Pra non c'era, se no sarebbero rimasti chiusi perché andava via l'umidità. E allora io ho chiesto a sto Marchesin: Pinarea, che non ho ancora visto, appena che lo vedo, ma insomma mi sa che se i finestroni aperti il signor dai Pra non arriva. La domenica lui andava a Agordo, era il suo paese. Allora abbiamo deciso, a luna abbiamo detto stacchiamo. Allora si è stati una maggioranza che abbiamo fermato le macchine, si è andati a casa e gli altri sono rimasti. Il giorno dopo arriva dai Pra. Apriti cielo. No, viene da me e mi fa: senti un po', come ti permetti? Ho detto: guardi, è successo questo e questo e questo. Allora lui chiama sto Dante Marchesin, gli fa: senti, la Pinarello mi sta dicendo che ti avevano chiesto sto favore e che tu non hai fatto, però c'erano i finestroni aperti. E allora ha detto: sì, è vero. Allora gli fa: tu sei il tipo d'uomo che rinnega anche sua madre pur di farmi piacere. E allora sa cosa è successo? Che a noi si è rimasti a lavorare, quelli che il giorno prima sono rimasti dentro li ha mandati a casa tutti. Non sono stati solidali. Aveva un po' di senso di giustizia anche il capo, certo. Il padrone, in questo caso almeno. Sì, non è che volevamo fare un orario ridotto, volevamo solo anticipare l'entrata e l'uscita di un'ora. E il capo poi che fine ha fatto il Marchesin? Ha continuato a fare il capo? Sì. Sì, fin tanto che è andato in pensione. Però ha preso un bel rimprovero. Non era tenero proprio con nessuno. E d'altra parte, quando lo vedevamo lontano un miglio già ci tremavano le gambe. Era molto carattere forte. Che tipo di uomo era? Alto, magro? No, era grassoccio e bassetto. Però faceva paura, diciamo. Sì. Era tipo, di notte lui ti capitava al lavoro e capitava dentro il reparto. Non c'era un giorno che potevi dire sono tranquillo che lui non c'è. A meno che non ci fossero i finestroni aperti. Sì. Allora là era proprio il momento.
Ma dove abitava lì? A Visnadello avrà avuto una casa, un albergo? Dove No, stava? lui abitava a Treviso, via Canova, c'è la Finanza, di fronte alla Finanza, sotto che c'è una libreria, e sopra lui aveva due appartamenti abbinati, insomma. E lui andava e veniva da lì. E Certo. quando arrivava, beh, tremava le gambe. Oh Madonna, sì. Ma dava anche qualche premio o qualche volta o solo punizioni, no? Insomma. No, 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 era molto generoso, tant'è vero che lui dava 100 ore di premio a tutti i dipendenti. Allora, in un anno, diciamo. Quando che gli capitava? 100 ore di premio, fin tanto che si è messo il sindacato che diceva che queste 100 ore di premio doveva essere messe in busta, obbligatorie. Allora lui ha detto no. A questo punto non do più niente. E sono state tolte, E il sindacato? eh. E il sindacato che si tocca incartarsi perché non era una roba di obbligo, lo faceva lui perché era generoso, invece poi pretendevano. Fin tanto che il sindacato poteva comandare qualcosa, cercavano di fare, però dopo il sindacato già era più d'accordo col proprietario che con gli operai. Sì, dice Ma questo. sì. In che senso allora andava d'accordo con i proprietari? Nel senso che tutto quello che tu chiedevi, loro dicevano sì, adesso facciamo una riunione, chiediamo, però se il signor Dei Pra diceva no, non insistevano neanche. Il sindacato era della CISL, CGIL, UIL. Era CISL, CGIL, UIL. Il sindacalista più famoso lì chi era, il più combattivo, quello che aveva più nome? Dei sindacati? Chi era quello che era più conosciuto? Quello Era della CGIL? della commissione, erano della commissione interna oppure venivano da fuori? Venivano da fuori, però dopo ci sono stati quelli interni. Quindi un sindacalista che è rimasto impresso a lei, come si chiamava? Confortin? Confortin, che dovrebbe esserci ancora adesso, se non è morto. Confortin cosa? Mamma mia. Ma io conoscevo un Confortin ma di Vedelago, da che parti lì, no? Mi pare che abitava dai parti di Trevignano, da che partirà. Insomma, lì abbastanza vicino, insomma. Sì, Sì, certo, perché. Confortin. Lui era uno abbastanza forte. Che era di che sindacato era? Adesso non mi ricordo. Va bene, allora lei parliamo di quando ha finito tutta la sua gavetta, è passata dai tubi, è passata alle macchine. Ricordo che c'era mia sorella a casa che stava male, forse aveva avuto un aborto, non mi ricordo, perché anche lei ha avuto le sue prima di avere sua figlia. Ma succedeva parecchie volte che avessero aborti queste donne. Lavoravi sempre in piedi, avevi mica possibilità di sederti per 8 ore consecutive. Alla mezz'ora di riposo che andavi a mangiarti il panino, ma se no eri sempre in piedi. Non avevate la mensa lì, non avevate? C'era la mensa, però si aveva quella mezz'ora tempo, ma non c'era, siccome erano turnisti, non c'era una mensa per il pranzo, perché ognuno andava a casa. Chi veniva aveva già mangiato, chi andava mangiava a casa, c'era la mezz'ora di pausa per il panino e veniva regalato un panino e una Coca-Cola ogni giorno, sempre dal proprietario, tutte le persone. Questa era proprio una sosta, diciamo, così. È che è normale la mezz'ora di sosta, praticamente sono 7 e mezzo di lavoro e mezz'ora di riposo. Ognuno non, da noi veniva gestita in base al lavoro della macchina, che incominciava dalle 7 e mezza del mattino a mandare le persone, una, due, tre, e tanto io quanto mia sorella le sostituivamo per mandarle a mangiare. In modo che le macchine funzionassero sempre. Sempre, sempre, Non non è erano che. mai ferme le Ma macchine. Le macchine giravano. voi a turno davate a queste ragazze il posto, Sì, il tempo. ma noi le
mandavamo, però vi dirò anche questo, che me e mia sorella mandavamo avanti una decina di macchine al posto di 5 persone. Ma quando andavano a mangiare, dice? Sì, sì. Ma anche se c'era qualcuno a casa a mangiare, generalmente le macchine le facevamo funzionare noi, anche se eravamo capo reparto. Ma il far funzionare le macchine, in cosa consisteva di preciso? Voi cosa dovevate fare, questa filatura? Come la macchina, come funzionava? Si parte dalla stoppa, sta lana grossa, sto filato, sto poso, così, e si lavora finché diventa filo. Ma arrivavano delle balle, dei rotoli? Balle che poi venivano asciugate al sole, venivano tinte dalla tintoria, dipendeva dal tipo di lavoro che c'era da fare. Ma a voi queste balle arrivavano, c'era un deposito di queste? Arrivavano nel deposito, però c'erano altre persone che lavoravano sta roba, c'erano gli addetti ad asciugare queste balle di lana, che praticamente era stoppa e dopo veniva lavorata. E anche le tingevano, c'era la tintura lì, la facevano lì dentro? Sì. C'era un reparto che tingeva la lana allora? Sì, a parte, sempre dentro all'ambito della fabbrica, insomma. Sempre nella vostra fabbrica, che è lì in piazza, vicino alla piazza di Visnadello, o no? Sì, la San Lorenzo confinava proprio con la piazza. La Montello era quella prima, di fronte al ristorante che c'era da Nano una volta, che adesso è di Cucchi Albertini. Insomma, a voi arrivava il materiale grezzo, sì, che era già stato in precedenza lavorato in altri reparti. Ma da dove arrivava la lana? Il fornitore principale chi erano, sapete? No, questo non lo so. So che c'era la Marzotto, c'era la Lana Rossi, si lavorava un po' per tutti, c'erano lanifici di Biella, di Carpi, Modena, c'erano tanti posti, era grossa come fabbrica la nostra. C'erano 3.000 dipendenti, 2-3.000, era grossa, sì. E allora, lì cominciamo, a lei partiva dalla stoppa, e poi com'era il processo? Oddio, mi so quando che arrivava da noi in reparto, che praticamente arrivavano delle rocche, passava sta lana, passava prima in preparatura, poi c'è la spatura, c'è la ritorcitura, da noi arrivavano ste rocche, dovevamo trasformare in filo. Il filo veniva ritorto, perché c'erano le macchine, le ritorcitrici, e poi venivano fatte le matasse. E quindi era tutto una, come fosse una catena praticamente di queste. È una catena da zero, da lana che viene tosata. Arrivava il filo. Va bene, lei ha fatto questo lavoro per un anno, come operaia semplice, diciamo, l'ha fatto per un anno e mezzo circa. Un anno e mezzo, due e mezzo. So che dopo mia sorella era rimasta a casa perché stava male, e c'era un certo Dennis Marostica, sì, e del Pra, che mi stavano guardando e parlavano fra di loro. A un certo momento mi chiamano e mi dicono, ossia del Pra mi dice che pensava di mettermi a fare maestra di reparto. Maestra di reparto sarebbe stato il nome? Sì, le maestre venivano chiamate. E io dico, boh, provi, non so se sarò capace, è un tentativo. E hanno provato, poi ho saputo che già da tempo lui diceva a mia sorella, ma mia sorella aveva paura. Perché? Che non riuscissi, perché era una cosa impegnativa, bisogna farsi le spalle. E la Dennis per il lavoro rinnega anche a Dio, io a un certo momento sono caperda una santa. Ma la difficoltà principale di un capo reparto come lei, di una maestra come lei, qual era allora? È quello di sorvegliare il personale, il lavoro che venisse fatto in maniera regolare, che il reparto ci fosse tutto a posto, che non ci fossero mancanze,
mancanze da parte delle persone come lavoro. Se c'è il lavativo ti accorgi. C'era il controllo del personale. Ma allora andava su e giù per le macchine? Sì, avanti e indietro, lavoravi, facevi anche tutta la parte amministrativa, perché c'era tutto da scrivere, tutto da segnare, avevamo la nostra scrivania. Cosa dovevate scrivere? Tutto quello che dipendeva dalla lana, il lavoro che veniva fatto, che tipo di velocità per far funzionare quel tipo di lana, perché non tutte le lane si possono lavorare alla stessa maniera, perché ci sono le lane di trama corta, il filo della lana, sono sì. Tutti i pezzi che vengono uniti, più è corto più si rompe. E allora è più delicato da lavorare. C'erano delle fibre che dovevamo lavorare che andavano a una velocità lentissima, tutto un insieme. E quindi bisognava avere la conoscenza completa del materiale. Certo, c'era la macchina aveva dei giri, allora tu dovevi aumentare la velocità e trovare il punto giusto che non si rompesse il lavoro, che rendesse ma senza che rovinasse. Tutto un sistema. A volte entrava dai bra e a lui sembrava che la macchina non andasse abbastanza forte, aumentava i giri e poi ti trovavi che nella macchina, allora li chiamavamo i mancanti, che nella spola non girava più il filo perché si rompeva e c'erano questi vuoti. Allora venivano chiamati mancanti, e allora quando succedeva questo si faceva vedere a lui che la macchina più di quello non poteva andare e si rassegnava e andava via. C'era un controllo continuo? Ma certo, non si può sgarare. In modo che fosse sempre perfetto? Non è sempre perfetto, allora rischi. Tante volte ci arrabbiavamo anche con dei pra, perché lui pretendeva da noi, noi eravamo quelle soggette alle sue critiche. Perché eravate pagate come un ingegnere. Ma quante maestre eravate in fabbrica allora? Guardi, in reparto da noi c'ero io e mia sorella, poi sì. Mia sorella è stata trasferita a Ponte della Priula, hanno fatto l'altra fabbrica, è stata messa un'altra ragazza come maestra, mi ricordo sempre la Zago, che era una brava ragazza che poi poverina è morta di tumore. Zago cosa si chiamava? Marisa. Eravate due insomma nel vostro reparto? Una per turno, una mattina e una pomeriggio, poi quando siamo diventate caporeparto si andava, l'orario sarebbe stato dalle 8 alle 12 e invece noi alle 7 eravamo là e si finiva quando si finiva, non è che avessimo un orario, non erano le 8 ore, quando uno è a capo reparto. La persona che fa il lavoro suo, che quando ha finito va a casa, è a posto, invece tu hai tutte le rogne. Dovevi continuare a controllare che tutto fosse a posto? Non sempre tutto funziona bene. Poi avevi, quando ho incominciato con il sindacato a volere, a pretendere tutte le cose, mi ricordo che una volta mi hanno fermato il reparto perché alla vigilia di Pasqua sono stati ordinati i panini, e allora hanno detto che panini facciamo, perché sa, se mettete puntiglio magari se che sei sa meno lo vuoi, perché se Pasqua è vigilia, e allora sono stati fatti dei panini al formaggio e hanno contestato i panini al formaggio. E in quel caso cosa? Si è operato. Eh sì. Perché invece li volevano panini con? Col prosciutto, con il salame, con la mortadella. E dipendeva da voi, dipendeva dai capi? Sì, arrivano gli altri che si ordinava. Però di solito si chiedeva cosa chi voleva e ora che c'era un misto. Sì. Preparavano sti panini misti per tutti. Arrivavano sti casoni di panini.
E ognuno prendeva quello che desiderava, però quel giorno c'era il formaggio e non tutti erano contenti. Se per caso c'era prosciutto non andava bene. E altri episodi del genere, come K che avevo qualche problema, cosa ricorda? Io sa che le robe vengono col tempo. Adesso in questo momento sono un vuoto. Tanti anni. Sì, comunque mi è già detto, insomma, era un lavoro molto impegnativo. Abbiamo visto che all'inizio ha cominciato così con queste cassette, con. Sì, col lavoro di manovalante nel pulito di reparto, che non ci fosse sporco di lanaggio per terra. Mi ricordo che avevamo quelle scope a forbice grande. Ricordo che una volta c'era un assistente che mi stava guardando e che mi ha detto: ma però che brava che sei, pare. Ho detto: beh, visto che sono tanto bravo, prendi la scopa e fallo tu. Io ero il mio capo allora, per dire che insomma non mi facevo mettere i piedi in testa. Questo se n'era accorto anche il padrone alla fine, che era una persona decisa. E così ha fatto tutto il percorso fino a che è arrivata a capa. E alla fine c'è stato questi scontri continui con il sindacato. Sindacato, sì, mi chiamavano la rossa. Per via dei capelli, che aveva i capelli rossi? Sì, prima eravamo il Pinarei, la rossa, i simpatiche dei Pra. Gli animo sono simpatiche, manca perché gli animo quelli che lavoravamo di più a un certo momento. Fin tanto che dopo le cose che cominciano a inclinarsi sempre di più, e la Dennis era combattiva, non avevo paura di nessuno e avevo anche timore perché te vedesti io Meloni che veniva addosso come treni, te veniva un certo che insomma. Quella volta che mi ha detto che era anche incinta e che è andata dentro al telefono, com'era stata allora? No, quella volta hanno fermato le macchine e il motivo per cui, non me lo ricordo bene, hanno fermato le macchine. Io ho chiamato la direzione, erano le macchine ferme, e mi sbattevano la cabina, perché era una cabina non fissa per terra, di quelle mobili. Cioè, voglio dire, ha tremato anche lei, non la cabina sola. Certo. Dopo, sa, erano tutti quanti sbruffoni. Poi se li prendevi uno a uno, erano tutti coniglietti. Ma in compagnia fanno forza e ognuno dice la sua e viene fuori il casino. Invece poi personalmente insomma erano tutti quanti persone anche brave, però sa, la massa dopo ti porta. Alla fine insomma lei si è licenziata allora? Sì, io mi sono licenziata e il giorno dopo gli ho detto: guarda Pinarello, se sei licenziata e segno il terremoto. Vero, mi ha detto la vigilia. Ha preso una buona liquidazione, non so, è stato trattata bene come liquidazione? Cosa ha detto il padrone? Come è stata trattata? Era decente, tanti sfronzoli, anche perché per loro che uno si licenziasse era già uno smacco. Se uno lo licenzia loro che va bene. Se te licenzi ti e si domanda anche il perché. E poi al suo posto chi ha preso il posto? Guarda, dopo di me non so, che dopo non mi sono più interessata, anche perché dopo mia sorella non lavorava più là, ma andava a Longarone. A Longarone addirittura? Sì, di mattina partiva, quattro ragazze andavano a lavorare a Longarone, che c'era la filatura che avevano messo dopo che c'era stato il coro del Vaillon. E quindi aveva tre filature allora dai Pra? Sì. Una a Visnadello, una a Ponte della Priula? La Priula e l'altra a Longarone. Dopo è finito male. Perché è finito male? È finito che praticamente l'hanno raggirato, bidonato, è rimasto senza niente. Come sarebbe a dire questa fine?
ingloriosa. Per essere uno così che faceva tremare le gambe. Alle... Ma poi era diventato anziano e ci sono stati dei personaggi dentro che l'hanno girato e è andata che non era molto in auge, insomma. Aveva figli? Sì, aveva Mario e la Elisanna, era la moglie di uno che lavorava come medico psichiatrico ai tempi che si sta tira via i manicomi. Lui lavorava con questo Battaglia. Ah, con Basaglia. Il marito della figlia di Dei Pra. E poi ha un figlio maschio, Mario, che è ingegnere, che lavorava anche lui dentro, però non è che avesse la tempera di suo padre. Ma insomma è finita male la fabbrica? Ingloriosamente proprio. Sono andati in malora con tutto, adesso non esiste più. E che fine ha fatto poi proprio come uomo Dai Pra? Pra è morto. Giù ed era, prima di entrare con la fabbrica, lui era pilota. Pilota? Aviazione. Ah. Sì, sì, sì. Durante la guerra, diciamo. Un personaggino con un buon carattere. Beh, ma quindi aveva fatto la guerra da pilota, forse? Sì. O era stato anche proprio di mestiere e poi aveva continuato sotto l'aviazione? No, lui era in guerra da pilota. Lui era un perito industriale. È entrato e ha fatto quel che ha fatto. Per poi trovarsi in braghe di tela.